voglio un futuro. Voglio un futuro per me, per i miei figli, per i figli dei miei figli. Voglio un mondo in cui si possa vivere. Credo che il problema ambientale non debba mai passare in secondo piano, che i governi di tutto il mondo si debbano impegnare a cercare di percorrere l'obiettivo delle zero emissioni entro il 2030. Ah, facciamo l'amore e non ce ne ho due, perché sempre meglio l'amore che inquinare. Sicuramente la guerra già da sola non è bella, poi ci si mette anche l'inquinamento, sicuramente non fa bene a nessuno, ecco. Quindi ci siamo noi che mettiamo magari un sorriso sulle facce degli altri. Il futuro come lo vedi? Il futuro dipende da che scelte cominceranno e cominceremo a prendere. Se diffondiamo un po' più di consapevolezza, forse riusciremo ad avere un futuro in un pianeta che ancora può ospitarci, perché altrimenti stiamo andando verso un punto di non ritorno. Basta inquinamento, è l'ora di agire, il tempo sta scadendo. Basta promesse, basta inquinamento, è l'ora di agire, il tempo sta scadendo. Innanzitutto i ghiacciai, no? Perché è il loro habitat. Soprattutto i ghiacciai, che sono una delle nostre riserve per la sopravvivenza del nostro pianeta. Ci sono troppi pochi, ci sono troppi problemi nel mondo e sono troppo trascurati al giorno d'oggi. Quindi bisognerebbe attivarci e cercare di risolvere questa situazione che c'è nel mondo. La guerra è proprio il metodo più sbagliato che c'è al mondo per risolvere un problema. Per me gli adulti hanno ancora un'idea troppo all'antica, ecco. Ci racconti il mondo che vorresti in poche parole? Pace, felicità, non inquinamento e tanta serenità nel mondo. E non serve altro per andare d'accordo tutti insieme, serve poco. Un mondo diverso è possibile. Bisogna crederci però alla fine. È questione proprio di coraggio per manifestare e non solo. Quindi penso proprio di sì. Il clima ci dice che questo sistema socio-economico non funziona da molti decenni. Eppure la guerra riporta in auge il nucleare. E mai come quest'anno le battaglie per uno sviluppo sostenibile, per uno sviluppo più equo e più giusto si coniuga con la necessità della pace e del disarmo, anche perché le derive possono arrivare da un'escalation del conflitto vanno proprio nella direzione del nucleare, sarebbe una tragedia per tutta l'umanità. Ci avevate promesso zero emissioni, avete fatto zero! L'hashtag di questa manifestazione è non profitto ma persone. In questo periodo sono abbastanza amareggiata da tutte le situazioni e la persona viene sempre per ultima e soprattutto i giovani sono quelli che ne faranno più le spese.